Allora, amici di Cane Calcio di Sport Grigio Rosso, siamo con l'allenatore ospite, coach Luca Speranzini. Allora, una vittoria giunta al termine di un supplementare, di una partita tiratissima, iniziata male, con un primo quarto da polveri molto bagnate, poi vi siete un po' ritrovati, siete andati sotto di 9 nel secondo quarto e poi avete iniziato a giocare seriamente. Sì, ma aspettavo una partita proprio come questa, nel senso che noi abbiamo fatto una pausa di Natale senza poter fare partite perché alla fine purtroppo non siamo riusciti a organizzarne, quindi sapevo che avremmo iniziato un po' così, non troppo bene, però sapevo anche che ci siamo allenati forte, quindi mi aspettavo una reazione. E poi vabbè, su questo campo è sempre difficile giocare bene, diciamo, perché loro ti mettono in difficoltà e sono stati bravi. È stata una partita molto 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 fisica, era nei vostri piani buttarla molto sull'aggressività, sui contatti, sulle difese fortissime al limite dei 24? Beh sì, perché noi siamo tanti, anche se abbiamo fuori Caramatti, però siamo 11 giocatori che possono giocare, quindi io chiedo sempre la massima intensità, qualche volta si esagera, qualche volta no, però chiedo questo perché abbiamo tanti giocatori che possono giocare, quindi è inutile entrare in campo e risparmiarsi perché non ha senso. Quindi questo è quello che voglio. Nel terzo quarto siete riusciti a tenere Pizzighettone a 11 punti, che non è cosa semplice, soprattutto considerando che giocavate in trasferta. Avete rischiato di vanificare un po' tutto nell'ultimo quarto con delle percentuali dalla lunetta alquanto deficitarie. Sì, quello è un problema che ogni tanto abbiamo, un problema che è dovuto un po' al fatto che io sono una squadra piuttosto giovane, quindi mentalmente non è semplice tirare i tiri liberi in partite così tirate e tirarne magari momenti proprio cruciali, però siamo stati bravi a star lì e alla fine abbiamo vinto grazie a tutti. Poi sì, beh, è stata una prestazione corale di squadra notevole, supplementare dalle tre facce, siete andati avanti di 5, avete preso un parziale incredibile che avrebbe tagliato le gambe a chiunque di 9-0, arrivando lì a pochissimi secondi dalla fine per poi trovare due bombe che forse sembravano insensate, invece aveva ragione lui. Lui ha ragione quando segna come tutti, perché lui ce l'ha queste cose, Lucic. Ma io so che quando noi andiamo sotto, anche se siamo una squadra giovane, abbiamo qualcosa dentro che non ci fa mai morire. Il girone d'andata è stato, da questo punto di vista qua, una palestra, nel senso che noi siamo partiti benissimo, abbiamo avuto 6 sconfitte di fila, però abbiamo reagito. Io so che questa squadra ha questa qualità, anche se giovane. Ha i difetti di una squadra giovane, ma questa è una qualità che ha dentro e infatti da quel punto di vista lì sono tranquillo. Dopo è chiaro che le partite possono anche andare male, però la reazione c'è e quindi è importante quello. Sì, infatti si temeva, parlando un po' così nel prepartita tra i vari addetti lavori, paradossalmente l'assenza di Caramatti, invece che indebolirvi, vi ha caricato ulteriormente, pur essendo una perdita per voi notevole. Sì, è chiaro che René non lo sostituisce nessuno, però io ho visto i ragazzi queste settimane e senza di lui sanno già che devono fare qualcosa in più e lo hanno fatto in allenamento, lo stanno facendo in partita da stasera. Noi abbiamo già giocato senza René all'inizio della stagione vincendo delle partite difficili, per cui è chiaro che mi dispiace, però so di avere giocatori che possono sopperire a questa mancanza. Adesso lui per quanto ne avrà ancora? Non si sa, purtroppo si parla dal mese e mezzo o due fino anche a stagione finita, dipende un po' dalle scelte che l'ortopedico può fare e anche lui. Io non penso più di averlo, nel senso che ormai penso che c'è, non penso mai che non c'è e speriamo di ritrovarlo, perché ovviamente nessuno vorrebbe perderlo, però sono ultima contento degli altri. Domanda, settimana prossima cosa vi aspetta? Settimana prossima in casa con Cernusco, all'andata è stata una battaglia come questa, una squadra tosta, però vabbè, ormai saranno tutte così, però sì, almeno siamo in casa. Classifica molto molto corta, sì, quindi basta, insomma, vincerne una 6 su, ne vinci. Siamo più forti del mondo, domenica prossima se perdiamo siamo più scarsi, però vabbè, bisogna stare con la testa giusta. Grazie coach, in bocca al lupo.